Oggi qua sembriamo pochi, non so, forse siamo 2000, 1500, ma io sono certo che per ognuno di noi che è qua oggi ce ne sono altri 100 che sono rimasti a casa e non sono potuti venire qua. Vengo da una regione che è quella più penalizzata per arrivare qua a Roma. La regione è questa. Glielo devo, perché tanta gente sarebbe qua oggi e non è potuta venire. Io sono qua solo in 2 secondi per introdurre una persona per me fondamentale, quella che mi ha fatto decidere di schierarmi. È il mio presidente, io sono fiero di essere un suo fedelissimo. Lui oggi potrebbe essere a casa sua, potrebbe essere a curare il giardino o a comporre musica. Se vi chiedete perché lui è qua, ve lo dico io. Perché la sua voglia di giustizia è smisurata. Lui ha questo in testa. Lui è qua per quel motivo. E lui è uno di quelli, quei pochi, che potrebbe riuscire a portarci all'obiettivo di scaraventare via tutta questa gentaglia che ci ha gestito fino ad oggi. Quindi io vi presento adesso, lo accoglierete con un grande applauso, il generale Antonio Pappalardo. Insieme al generale voglio presentarvi il presidente del Movimento Italia Unita, colui che fino ad oggi è stato l'artefice di tutto quello che vedete insieme al caro amico Antonio, signore e signori, Francesco Nappi. Grazie Antonio, ciao. Allora, mi hanno detto che dobbiamo consegnare 2 premi. Due premi? E non quali? Uno solo, due. E quali sarebbero questi 2 premi? Allora, noi ci siamo riuniti qualche giorno fa e abbiamo detto che c'erano delle persone meritevoli che andavano premiati. Innanzitutto il ministro della salute Roberto Speranza, al quale abbiamo attribuito il premio Lager per aver rinchiuso gli italiani sterminando le loro aziende, consegnandogli un piccolo rotolo di filo spinato colorato di rosso del sangue delle persone che sono morte per la chiusura che lui ha imposto agli italiani. Questo premio gli sarà consegnato da un corriere che partirà con la nostra lettera e gli sarà consegnato al Ministero della Salute, così se lo mette sul tavolo. Il secondo premio è alla signora Ursula von der Leyen, premio Mengele, una scimmietta con una siringa conficcata nel collo, perché ha permesso queste vaccinazioni con contratti che sono rimasti segretati e non vuol sapere i grandi imbrogli che l'Unione Europea ha fatto in danno dei popoli europei. Questi due omaggi glieli facciamo ben volentieri, ma so che Francesco deve fare un omaggio pure lui, è vero Francesco? Direi proprio di sì, posso? Lascio qui. Allora io, a parte che voglio ringraziare veramente tutti voi, perché questa è la prima manifestazione ufficiale del Movimento Italia Unita Stop Europa, e ringrazio Antonio che subito ha accolto l'invito e in 448 l'abbiamo organizzato, dunque ringrazio Antonio personalmente. Però ho un regalo anch'io, non per, diciamo, i direttori di giornali e TV indipendenti che hanno sempre cercato, nonostante hanno tentato di oscurarmi, di portare la verità, perché noi oggi cerchiamo solo la verità. Vogliamo delle risposte e vogliamo che chi ha sbagliato paghi anche con la galera. A questi direttori di TV e di giornali che si sono prestati in cambio di 30 denari, io oggi vi do i 30 denari. Tanto valete, avete venduto le vostre madri per mantenere il posto e servire il potere. Grazie a tutti. Allora io voglio fare un gesto che è da tempo che lo voglio fare. E perché mi dicono da un anno e mezzo di portare la mascherina.
e io mi sarei aspettato dopo un anno e mezzo che non morisse più nessuno, che non ci fosse più un contagio. Invece anche oggi 380 morti e 16.000 contagi. Allora sta mascherina non serve a niente, e se non serve a niente basta con sta mascherina, basta, ci avete rotto le scatole, ci avete imprigionato, non ci avete fatto respirare l'aria dei nostri monti, dei nostri laghi, dei nostri posti più belli. E vedere la gente che pecoranamente, anche da sola in montagna dove non incontra nessuno con la mascherina, è una vergogna. È la celebrazione dell'idiozia umana, l'idiozia umana. E questi cialtroni, sapendo che la gente ha paura di morire, e per la paura di morire si mette pure pecoroni, ebbene ne stanno approfittando a piene mani. Io dico certe volte ai miei amici: se tu torni a casa e a tua moglie gli dai uno schiaffo e la moglie se lo tiene, tu che fai? La prossima volta gliene do due. È normale, se lei è pecorona che subisce il primo schiaffo ne prenderà di altri. E noi popolo italiano è da due anni che prendiamo schiaffi. Prima ci hanno detto che c'era una pandemia spaventosa che faceva morire un sacco di morti, e hanno cremato i morti per non farci capire come erano morti, perché erano morti di ben altre malattie. Poi non solo, ci hanno fatto vedere tutte quelle bare portate in giro dai militari. Oh ragazzi militari, e siete persone serie, non vi mettete a fare politica insieme a questo regime, cacciateli via, appedate nel sedere, voi siete uomini della patria, avete giurato fedeltà alla patria, non a questo regime, non a questo regime. E ci hanno preso in giro dicendo che col tampone rilevavano la malattia. Non è vero, è falso, col tampone non si rileva la malattia, tant'è vero che pungendo o mettendo il cotton flap nel kiwi si rileva il morbo. Il SARS-CoV-2 non è stato isolato. Qualcuno mi deve spiegare come cacchio hanno fatto il vaccino che il SARS-CoV-2 ancora non è stato isolato. Il vaccino si fa quando si isola un morbo, una malattia. Niente di tutto questo, ci stanno prendendo in giro e adesso ci vaccinano e non dicono che già sono morte 6.000 persone. Non lo dicono quei venduti delle televisioni. Debbono sapere il signor Vespa, la signora Gruber, il signor Mentana, che tutto quello che hanno detto loro per avallare questa mistificazione è registrato. Domani quando ci sarà un processo vero e proprio andranno tutti quanti davanti a un giudice a rispondere delle loro malefatte. È vero Francesco? Direi, e vorrei aggiungere una cosa Antonio, così ti do un attimino. Vediamo se questa bella piazza riconosce questo signore, questo dottore, dottor Bassetti. Vabbè, qua è un attimino sul set a girare tre scene dello stesso. Allora, è la classica rappresentazione di chi vive di opportunismo. Allora, è successo proprio a noi, in fase iniziale, diciamo, di questo periodo, abbiamo chiesto a lui di partecipare in una diretta streaming, quando ancora era uno che lottava come noi. Poi, caso strano, le industrie farmaceutiche l'hanno messo a busta paga e ha cambiato direttamente opinione. Sapete cosa ci ha risposto? Ma deve essere conveniente partecipare con la vostra diretta streaming. Questo cosa vuol dire? E poi, come ha detto giustamente il dottor Zangrillo, che in una puntata di ieri o l'altro ieri ha detto che veramente la cosa più devastante è stata proprio il terrorismo mediatico. Mettendo paura di morire, togliete alle persone la voglia e la possibilità di vivere. Vedi, e un'ultima cosa Antonio, qualcuno mi ha detto: ma a 46 anni ti sei messo in politica. Io sono stato abbastanza fortunato nella vita, però quando guardo negli occhi i miei figli, ne ho uno di 21 e una bimba di 6, vorrei lasciargli non 1 milione o 2 milioni di euro,
ma dei valori e una coscienza morale, che è quella che gli stanno togliendo. Noi abbiamo una futura generazione già morta e pilotata. Caro Francesco, voi dovete sapere una cosa, che io per 42 anni ho fatto il carabiniere e, come dicono a Napoli, si cornuto e sbirro. E ho sbirro, metto un naso dappertutto e io ho un mio mestiere. E ho detto, un momento, ma come mai il Fondo Monetario Internazionale va dal presidente bielorusso e gli dice, se tu fai il lockdown io ti do 900 milioni di dollari, come ho fatto con l'Italia? La Procura della Repubblica di Roma dove si trova? I giudici che hanno sentito questa frase perché non sono andati a fare una rogatoria internazionale a chiedere al presidente della Bielorussia, ma cos'è sta faccenda che avete dato 900 milioni di dollari? Ma che è? Il Fondo Monetario Internazionale non è un ente di sanità o che cura la salute degli uomini, è un ente che distribuisce denaro, denaro nostro. E il presidente della Bielorussia accusa apertamente gli italiani di averlo ricevuto. Conte, Speranza, dove sono i 900 milioni di dollari? Dove li hai messi? Dove li avete messi i 900 milioni di dollari che vi ha dato il Fondo Monetario Internazionale per fare il lockdown? Ma allora a questo punto, essendo io sbirro, ho fatto una denuncia e sono andato non alla Procura della Repubblica, ma dalla Direzione Nazionale Antimafia, perché questa non è un'organizzazione normale delinquenziale, questa è un'organizzazione mafiosa che dà denaro, eccetera. E mi sono presentato a Padova. Ho trovato dei carabinieri molto attenti e con le orecchie spalancate. Vedete questo? L'ho presentato alla Procura, alla Direzione Distrettuale di Padova, che lo manderà immediatamente a Roma, dove c'è il magistrato Antonino Di Matteo che sta aspettando la nostra denuncia. Vedete, cari amici, questi sono delinquenti mafiosi. Non è un'organizzazione normale. Totò Riina, di fronte a questi, è un dilettante. È un dilettante. Noi diciamo che sono delinquenti mafiosi e vanno perseguiti. Io al termine dell'incontro andrò dal vicequestore che è lì, che pazientemente, poverino, sta facendo servizio, e gli consegnerò la denuncia che ho dato a Padova e gli dirò caro amico, ma perché fai ordine pubblico e guarda a noi? E noi siamo persone per bene, volta le spalle, guarda altrove, che i delinquenti e i mafiosi sono dall'altra parte, non qui. Qui c'è il popolo italiano, il popolo sovrano, il popolo che quando apre la bocca tutti, cominciando dal presidente della Repubblica, devono chinare le orecchie, perché noi li stipendiamo, li paghiamo, i padroni di casa siamo noi. E allora, cari amici, qualcuno mi ha detto, perché, caro generale, non andiamo al Quirinale e al governo a dire che loro non sono legittimati ad andare avanti perché stanno permettendo tutti questi delitti per i quali noi abbiamo presentato denuncia? E io l'ho detto a parecchi di voi, se questa piazza invece di avere le vostre simpatiche facce ne avessimo avuto 500.000 simpatiche facce, io sarei andato dal vicequestore e gli avrei detto, dottore, dove sta la delinquenza, in questa piazza o altrove? E allora è lì che le forze dell'ordine debbono guardare con attenzione, non verso di noi, è vero Francesco? Verissimo Antonio. Aggiungo una cosa per quanto riguarda la verità in questo paese. Noi ogni giorno cerchiamo l'untore, il malato, l'evasore fiscale. Dobbiamo cercare di colpire e condannare chi commette. Qua c'è una lettera ricevuta da una nostra tesserata in una famiglia di 4 persone dove finalmente aveva trovato lavoro, in 4, in famiglia. Poteva lavorare solo lei, si è rifiutata di fare terapia sperimentale. Gli è arrivata questa lettera dell'ente
che dice che non le davano più il lavoro perché non si voleva vaccinare. Questa gente continuerà a morire di fame perché non ha potuto scegliere. Hanno scelto loro per noi. Allora noi dobbiamo cominciare a scegliere per noi e per i nostri figli. Però dico sempre ai giornalisti e alle TV, perché non dite anche queste verità? Perché non portate alla luce anche queste dittature? Perché questa è dittatura. Io ti privo del lavoro, che è il tuo sostentamento, perché tu non fai quello che ti dico io. Caro Francesco, noi, se li merita gli applausi Francesco, fateglieli, forza! Fate gli applausi a Francesco per essere venuto qui, perché bisogna avere coraggio. E poi vi leggerò una lettera, cos'è il coraggio. Ve la leggerò perché ha sfolgoreggiato in internet la mia lettera sul coraggio, e ve la leggerò, ma dopo, alla fine. Ma noi abbiamo fatto un'altra valutazione, abbiamo detto, noi per 2 anni siamo stati bloccati, vaccinati, tamponati, i morti sono sempre gli stessi, così i contagi, perché non facciamo un esperimento. Per 7 giorni, da oggi fino al 1° maggio, non ci mettiamo la mascherina, non ci facciamo tamponare, non ci facciamo vaccinare e apriamo tutti i negozi. Vogliamo provare? Naturalmente abbiamo detto al Presidente del Senato, al Presidente della Camera, di venire qui a firmare questo patto d'onore con la coalizione etica, Gile Arancioni e Valore Umano, e con Italia Unita. La Casellati non è venuto, Ficco non è venuto nemmeno lui, perché gli hanno detto i poliziotti, sono un migliaio, se eravamo 500.000 venivano tutte e due sarebbero venuti qui a firmare il patto d'onore. Io però dico a voi, tornando a casa, dite che da oggi fino al 1° maggio non si mettano la mascherina, non si facciano vaccinare, proviamo se per caso i morti diminuiscono come i contagi. Lo vogliamo fare un esperimento? Vediamo. E spargiamo la voce a tutti quanti, dite, cari amici, sta nascendo un grande movimento, mi tieni per il braccio perché teme che io vado laggiù. E se no poi finiamo la festa, ma dobbiamo continuare la festa. Mi vogliono bene. Ora, il problema è uno, mi hanno detto, generale, abbiamo iniziato con poche persone, siamo questi movimenti che si sono messi oggi, ma mica abbiamo terminato, siamo all'inizio. Amici del PD, del Movimento 5 Stelle, della Lega, siamo all'inizio, le cannonate devono ancora venire, le grandi cannonate, quelle forti, dovranno venire contro questa ammucchiata selvaggia, il mucchio selvaggio. Quando li vedo insieme che parlano mi fanno vomitare. C'è Salvini che dice no, non chiudere alle 22, alle 23. Ma che cacchio di cosa stai chiedendo? Invece delle 22 e delle 23. Ah, cialtrone! Perché non dice che non bisogna, invece bisogna aprire e non chiudere? Che sarebbe una cosa migliore da fare. E allora noi diciamo che il 22 maggio a Milano, ve lo preannuncio, ci sarà l'assemblea costituente di tutti i movimenti spontanei popolari che vogliono allontanare e far crollare questo regime. È vero, Francesco? Verissimo, e noi siamo pronti. Volevo solo dire un'altra cosa, che però la cosa deve partire da noi, perché ricordatevi che la libertà non è un sogno, ma è un diritto, come è un diritto poter esprimere il proprio pensiero. Però dobbiamo fare tutti la nostra parte e dobbiamo continuare a perseguire chi ha sbagliato. Ci ricordiamo che Speranza, caro Antonio, in una circolare, la 11.285 del 1° aprile, ha vietato le autopsie. Avremmo potuto capire la giusta diagnosi. Dunque non stiamo facendo i negazionisti, scusate, volevamo solo evitare la morte dei nostri cari. Dunque, se hai sbagliato devi essere denunciato e andare in galera, e siccome voi politici ci avete tolto l'ossigeno e la libertà, se non vi dimettete
verremo sotto casa a togliervi ossigeno e libertà. Vedete, vedete cari amici, perché voglio ricordare che i palazzi che occupate, Madama, Quirinale e Viminale, sono di proprietà del popolo italiano. Bravo. Siete dei dipendenti e quando un dipendente va, sbaglia, va licenziato. Bravo, va licenziato. Qualcuno quando mi incontra per strada mi dice: ma i carabinieri, i poliziotti, i finanzieri e i militari che fanno? Fanno il loro dovere al servizio del popolo sovrano, perché loro hanno giurato fedeltà non al Presidente della Repubblica, ma alla Repubblica, alla Costituzione e alle leggi. E addirittura nel giuramento dei militari c'è scritto: debbono salvaguardare le libere istituzioni democratiche. Loro lo sanno, però vorrebbero vedere il popolo sovrano. Noi qui siamo tutto il popolo sovrano d'Italia, o siamo tante persone unite di tanta buona volontà? Vogliamo arrivare un giorno a far trovare a poliziotti, carabinieri, a tutti quanti, anche ai magistrati, un grande popolo di 1 milione di persone? Credetemi, in quella circostanza i carabinieri, i poliziotti e i militari si toglieranno il casco, come hanno fatto in altre circostanze, e si metteranno con il popolo. Quindi non criticate chi sta dall'altra parte ad aspettare una vera insurrezione popolare pacifica, ma una vera insurrezione popolare, è vero? Perché dobbiamo essere veramente la nuova resistenza. Dobbiamo cacciarli da casa nostra e riprenderci la vita. Questo dovete fare e dovete portare il messaggio anche a chi fa il leone da tastiera e poi è a casa, permettetemi, a fare il coglione. Vedete, qualcuno mi dice: ma come ci dobbiamo comportare con loro? E allora io faccio una metafora. Supponiamo che qualcuno venga a casa vostra e vi distrugga l'appartamento, ve lo fa a pezzi. Questo qualcuno il giorno dopo viene e dice: lo rimetto a posto io. Come minimo lo prendete a calci nel sedere e lo cacciate via. Bene, questi che da 70 anni stanno rovinando l'Italia, ancora li fate entrare. Ancora li fate entrare a casa. È arrivato il momento di non farli più entrare in casa. Signore, voi da 70 anni li andate a votare. Ma con quale vergogna? Ma non vi vergognate quando mettete quella croce sui loro simboli? Basta. Diamo la casa ai nuovi costruttori, a quelli che provengono dal popolo, ma anche che siano capaci, E perché avete messo dentro la monnezza della monnezza del Movimento 5 Stelle? Uno più... Ma io certe volte mi metto nei panni di Di Maio, ministro degli esteri, porco Giuda, che va all'estero e va a parlare con Trump, moronna mia! Ma che gli racconto? Mentre era allo stadio vendevo gazzose. Non ha nemmeno una laurea, non conosce niente. Questo rappresenta il Ministero degli Esteri, uno dei ministeri più importanti del nostro paese, e voi l'avete votato! Avete votato quel pappagallo e quel buffone di Grillo! Grillo che diceva: vaffa, vaffa, ma vaffatene tu, va! Ma vaffane tu, per cortesia, ma vattene tu, via, che hai rovinato il paese! Ma come, il PD aveva perso le elezioni e tu lo fai risorgere mettendoti col PD? Aveva perso il PD, se ne doveva andare a casa, doveva accettare il verdetto degli italiani, ha perso. E invece è arrivata la stampella e l'hanno tirato su e fanno i presuntuosi. Addirittura un parlamentare del PD ha detto: se non si vaccinano li mettiamo nei lager e li chiudiamo. Hamas era abituata ai lager russi, sovietici, è abituato con la mentalità ai gulag sovietici, ci vuole chiudere pure a noi in Italia. Stai attento che in Italia questo discorso non funziona, perché ci sono persone che non ci sanno, come Antonio Pappalardo, Francesco Nappi, Maurizio Sarlo, Selina Simoni, ci siete voi, il popolo italiano! Battetevi le mani, battete le mani al popolo italiano, urlando libertà, libertà, libertà!
Libertà! Libertà! Libertà! Libertà! Ha ragione. Pronto, ha ragione Antonio. Deve partire, come hai detto prima, ricostruire la casa. Ci deve essere una nuova edilizia popolare. Dobbiamo ripartire però dalle fondamenta, caro Antonio. Dunque il nostro impegno deve essere fatto però insieme a loro. Senza di loro le fondamenta non si possono porre. Per cui noi abbiamo bisogno di tutti voi. Perché come diceva quel proverbio africano, quando un colibrì nella savana c'era un incendio, andava controcorrente perché stava portando dell'acqua. Il leone, classico leone, la tastiera, ma cosa fai? Dobbiamo scappare tutti di là. E il colibrì gli rispose, io faccio la mia parte e tu questo. Bravo. Vedete cari amici, noi vorremmo concludere con un'esortazione. Voi rappresentate il meglio di questo popolo, siete venuti qui con grandi sacrifici. Veramente la prossima volta vorrei anche un pochettino di più di giovani. Perché vedete, cari giovani che ve ne siete andati con le sardine, ci togliamo il tonno e mettete le sardine, maronna mia, ma proprio non hanno fantasia, via il tonno, via le sardine, e mettete l'aragosta, che è più buona. Mettete le aragoste, mettete gli scampi, no, esardine non ci servono, noi vorremmo mangiare qualcosa di meglio. Il nostro problema è uno solo, quello di formare una grande coalizione di persone libere e ben pensanti e soprattutto preparate nei vari settori. Gli incapaci, per cortesia, o i meno esperti, aspettino il loro turno, si faranno le ossa, andranno avanti e potranno poi amministrare il nostro paese in tutte le sedi. Questo è il nostro programma e il programma più importante è quello di dire tu che fai parte dei 7 milioni di italiani che hanno chiuso l'azienda per un altro anno o per un anno e mezzo, quanti soldi hai perso in un anno e mezzo? Io l'ho sentito, da 150.000 a 250.000 euro. E Draghi con il recovery fund quanto mi dà? 3.000 euro, ammazzate. Minchia, sono matto, scusate il termine, sono siciliano. Io non ho preso neanche quelli. Neanche quelli. Noi invece la pensiamo diversamente. Noi diciamo, come previsto dalle circolari europee, che possiamo stampare una moneta parallela. E noi immediatamente, che cosa tu hai subito? 100.000 euro, non ti posso dare gli euro, ti do le lire italiche, che hanno lo stesso valore dell'euro. A quello che gliene importa se quando va al negozio compra la carne con le lire italiche oppure con l'euro, che me frega, basta che me la carne. E io naturalmente vado avanti. Il nostro punto primo è stampare i soldi da dare agli italiani, stampare i soldi da dare agli italiani. Secondo punto, far funzionare gli ospedali e i luoghi di cura. I morti ci sono stati perché questi non sanno curare, hanno sbagliato i protocolli e tutti. Arrivavano gli ordini dal ministero, tu devi curare i malati così, non capiscono niente di medicina. E ve lo dico perché io ho parlato con il Salvatore Rainò, io ho parlato con Bacco, io ho parlato con Tarro e hanno detto che hanno sbagliato totalmente la cura dei malati. Quindi rivedere la sanità nel nostro paese, prendendo a pedate nel sedere i baroni della medicina, imposti dai partiti che si sono impadroniti degli ospedali, pedate nel sedere, via, è finito il tempo della baronia della salute. Altro punto molto importante che noi teniamo a mettere in evidenza, immediatamente far riavviare l'attività produttiva nel nostro paese abbassando le tasse, perché con queste tasse non si può campare, lavoro nero, furti in continuazione, basta. E lo sapete perché si può fare? Stampo la moneta. Se io prendo gli euro dall'Europa non posso abbassare le tasse perché devo pagare gli interessi. Ma se stampo la moneta non ho bisogno di farmi pagare le tasse. La moneta la stampo io. Ma ci vuole tanto a capire queste cose. Sono i punti fondamentali del nostro programma. Come si attua questo? Invece di essere oggi
in oltre circa 1500 persone, fate in modo che qui ci sia 1 milione di persone, vediamo che le cose se per caso non si fanno. Si fanno, ve lo posso garantire che si fanno. Bravo. A proposito di sanità, adesso parliamo in diretta con un dottore, ma un dottore vero, che è Pasquale Bacco. Ciao Pasquale Francesco. Ciao a tutti, mi sentite bene? Sì. Diciamo che io ho premuto che ringrazio molto per l'invito.